Alla ricerca del Medioevo. Scusi, sa come posso fare per visitare la cappella? La ragazza dietro al banco sorride e risponde quasi con entusiasmo. Certo, ho qui la chiave. Me la porti quando ha finito. Questa è la scena come me l'ero immaginata dopo aver letto su internet che alcuni viaggiatori hanno visitato la cappella Baglioni di Sipicciano, a una ventina di chilometri da Viterbo, proprio grazie alla gentile barista del paese che ha procurato loro le chiavi. Io non devo però ispirarle grande fiducia, o più probabilmente le cose nel frattempo sono cambiate, perché quando mi presento nel piccolo bar di Piazza Umberto I, proprio di fianco alle due torri ottagonali del castello, la risposta che ricevo è molto diversa. Mi spiace. La cappella è chiusa e non so proprio dove si possano chiedere le chiavi. Ma anche senza poter visitare la principale attrazione locale, con il suo ciclo di affreschi cinquecenteschi sulla vita di San Francesco, trascorro comunque un paio d'ore piacevoli in questo piccolo borgo della Tuscia. Una delle sole quattro fermate sulla linea che, dal 1886, percorre i 39 chilometri da Viterbo ad Attiliano, già in provincia di Terni. Il viaggio è iniziato 2 giorni prima da Viterbo Porta Fiorentina, una stazione piuttosto piccola, dotata di 3 soli binari senza sottopassaggio, un bar e uno sportello biglietteria. Da qui, dopo quello delle 8:27 che ho scartato per godermi una mattinata in città, il primo treno utile è il regionale successivo delle 12:58. Mentre aspetto su una panchina del primo binario, ho ancora negli occhi il trionfo di architettura medievale perfettamente conservata che ho trovato nei giorni precedenti all'interno delle mura della città vecchia, dove vie strette e tortuose, passaggi coperti, piazze dalle mille fontane portano alla scoperta delle antiche case in peperino, la tipica pietra grigia di questa zona, con le scale esterne che conducono direttamente al primo piano di palazzi, di chiese e di torri. Le 8 porte che si aprono nelle mura danno accesso al più ampio centro storico medievale d'Europa, con San Pellegrino e i quartieri vicini talmente ben conservati da sembrare congelati nel XIII secolo. Angoli suggestivi dai nomi evocativi come Piazza della Morte, Via Valle Cupa, Via dei Pellegrini, Via Baciadonne, che culminano in Piazza San Lorenzo con la cattedrale e l'elegante loggia del Palazzo dei Papi. Scelti non a caso quali set cinematografico da registi come Fellini, Orson Welles e Monicelli e più recentemente come ambientazione di famose serie televisive. Dopo essere stata culla della civiltà etrusca e della gloria di Roma, la storia della Tuscia romana, l'antica provincia del patrimonio di San Pietro, è indissolubilmente legata a quella del papato e delle famiglie nobiliari della capitale. Conosciuta come la città dei papi, nel XIII secolo Viterbo è stata per 24 anni sede pontificia e qui si è svolto il famoso episodio che ha portato alla nascita del conclave. Quando, dopo 20 mesi di inutili riunioni dei cardinali per l'elezione del nuovo papa, nel 1270, questi vennero clausi cum clave, ossia chiusi a chiave, dal popolo, esasperato nel palazzo scoperchiato, in modo da esporli alle intemperie e nutriti a pane e acqua finché non si accordarono sull'elezione di Gregorio X. Prima di raggiungere la stazione, mi fermo anche al santuario di Santa Rosa, patrona della città. È inizio settembre e pochi giorni prima si è svolta la grande processione in suo onore. Infatti, proprio di fronte al sagrato, trovo ancora l'imponente macchina di Santa Rosa,
il baldacchino sul quale l'immagine della santa viene portata in processione. Una sorta di torre illuminata da luci e fiaccole, alta 30 metri e pesante 50 quintali, in cima alla quale viene posta la statua. Mentre sto fotografando, una delle due suore che spazzano la scalinata si avvicina e mi racconta che, secondo una tradizione che risale al 1258, la macchina viene condotta a mano in un percorso serale di 1 chilometro, mentre tutte le luci della città vengono spente, ma da ben 100 portatori vestiti di bianco, i facchini di Santa Rosa. La macchina viene sostituita con una diversa ogni 5 anni, ma questa, denominata Gloria e inaugurata nel 2015, verrà utilizzata ancora almeno per un anno. Appese all'esterno delle mura ho visto le gigantografie delle macchine precedenti con i loro nomi altisonanti: Fiore del Cielo, Ali di Luce, Sinfonia d'Archi, Armonia Celeste. Il giorno successivo la mia meta è Montefiascone, prima fermata della linea. Partiamo puntuali alle 12:58 con un elettrotreno jazz a 4 vagoni diretto ad Attigliano. A bordo siamo una decina in tutto, soprattutto studenti. Le scuole sono iniziate da appena un paio di giorni e hanno ancora un orario ridotto. In 10 minuti sono a destinazione, nella piccola stazione non presidiata della frazione Zepponami, qualche chilometro a valle del paese. Con me scende anche una signora che si allontana in macchina. Restiamo solo io e le numerose auto lasciate al mattino da pendolari e studenti diretti a Viterbo o a Orte e da lì a Roma. Ci dovrebbe essere un bus urbano che porta in centro. Ho trovato gli orari sul sito del comune, sono segnati anche all'esterno della stazione sulla pallina della fermata. La prima corsa è prevista brevissimo, però passano i minuti e non si vede nessun bus. Dopo un quarto d'ora d'attesa arriva in auto la signora, quella che era scesa con me. Aspetta qualcuno che la venga a prendere? Chiede. Dico di no, che spero che il pullman sia solo in ritardo. Non so se passerà. Venga, che la porto in paese. Mentre percorriamo la strada che sale a 600 metri del centro storico, mi spiega di aver capito che sono un turista dalla macchina fotografica che porto al collo, e che quando era già arrivata a casa le è venuto il dubbio che potessi rimanere bloccato alla stazione. Non è troppo lontano, ma farsi a piedi tutta questa salita è dura. Una gentilezza inaspettata. Non so come ringraziarla e vorrei almeno offrirle un caffè, ma è in ritardo per il pranzo. Mi lascia in Piazzale Roma, proprio di fronte alla monumentale Porta Maggiore che, seguendo Corso Cavour, porta al cuore del paese. Per prima cosa, però, scendo la ripida discesa che dalla parte opposta raggiunge la Basilica di San Flaviano. Sulle tracce dell'episodio forse più famoso legato a Montefiascone. È una bella chiesa romanico-gotica dell'XI secolo, con un interno affrescato a 3 navate molto suggestivo. Sulla destra del portale d'ingresso si trova la tomba del vescovo tedesco Johannes de Fuch, al quale, secondo la leggenda, si deve il nome dell'Estes Est, il celebre vino bianco locale. Nel 1111 de Fuch, grande amante del vino, si trova al seguito di Enrico V, diretto a Roma per essere incoronato imperatore dal Papa. E aveva incaricato il suo coppiere personale, Martino, di precederlo lungo la strada, assaggiare i vini locali e, quando
quando in una locanda ne avesse trovato di buono, lasciare accanto alla porta la scritta Est, ossia c'è. Mentre se il vino fosse stato particolarmente buono, avrebbe dovuto scrivere Est Est. Secondo l'aneddoto, arrivato a Montefiascone, Martino avrebbe scoperto un vino talmente eccezionale da scrivere Est, Est, Est. E De Fouque avrebbe condiviso l'opinione del suo coppiere a tal punto da fermarsi in paese fino alla morte. In effetti è sepolto proprio qui e l'iscrizione che trovo sulla sua tomba sembra confermare, se non la paternità del nome, almeno la sua passione per questo vino. Nella penombra della chiesa riesco infatti a leggere sulla lapide la scritta ormai consumata. Est, 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 propter, nim, ium, est, hic, Johannes, de Fouque, dominus meus, mortus, est. Cioè, per il troppo est, 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 qui giace, morto, il mio signore Johannes de Fouque. Il resto della giornata lo trascorro in giro per il centro storico, tra vie lastricate, piazzette, case in pietra, palazzine nobiliari con eleganti portali, chiese e fontane, fino alla Rocca dei Papi, voluta da Innocenzo III alla fine del XII secolo. Qui, di fronte alla vista spettacolare sul lago di Bolsena, trovo il monumento del pellegrino, due sagome in metallo che rappresentano moderni pellegrini dotati di zaini e bastoni da trekking. A ricordare che Montefiascone è una tappa fondamentale lungo la via Francigena, città a 100 chilometri dalla tomba di Pietro, come recita una scritta che ho visto sulla porta d'ingresso di Piazza Vittorio Emanuele. Mi stupisce che, nonostante sia una splendida giornata di inizio settembre, in giro ci siano pochissimi turisti. Per tornare alla stazione, dove mi aspetta il regionale in arrivo da Orte, in mancanza della mia gentile amica devo ricorrere all'unico taxi del posto. Di nuovo sul treno per Viterbo delle 18:38, non siamo più di una manciata di passeggeri. Nonostante la linea fosse stata richiesta a gran voce dalla popolazione del Viterbese fin dagli anni 60 dell'Ottocento e finalmente ottenuta una ventina di anni dopo con l'inaugurazione il 16 agosto 1886, perse presto gran parte della sua importanza in seguito all'attivazione nel 1894 del collegamento tra Viterbo Porta Romana e Roma Termini via Capranica. Per ritrovare un certo impulso negli anni 30, con il prolungamento fino a Orte e con l'introduzione a partire dalla fine degli anni 90 di due treni diretti da Viterbo Porta Fiorentina a Roma Termini via Attigliano, una linea sopravvissuta alla soppressione del traffico merci negli anni 80 e ai tagli delle linee secondarie, grazie ai pendolari e agli studenti. Non a caso, infatti, nel fine settimana il numero di corse viene drasticamente ridotto. Il giorno successivo sono di nuovo a Porta Fiorentina, in coda per il biglietto per Attigliano, dietro a un signore con i capelli bianco candidi e un bel volto rubizzo. Si volta e mi chiede soffretta perché sta facendo l'abbonamento per suo nipote e impiegherà un po' di tempo. Rispondo che non è un problema. Poi, mentre la bigliettaia compila i moduli, aggiunge: mi scusi, ma intanto che aspettiamo, una cosa gliela devo proprio dire. Anzi, gliela voglio proprio dire. Domenica scorsa sono stato al Gran Premio a Monza. Un'emozione indimenticabile. Non ci andavo da 20 anni. È stato bellissimo. Mi piace il suo entusiasmo e la sua spontaneità.
Così finiamo per prendere un caffè insieme al bar della stazione. Alla partenza, su tutto il treno, siamo solo in tre. Nonostante l'orario sia lo stesso rispetto a ieri, mancano gli studenti. Nel primo tratto, usciti dalla città, viaggiamo fra capannoni industriali e campagna. A Montefiascone sale un gruppo di studentesse. Vedo allontanarsi lo scuolabus che le ha accompagnate in stazione e sono contento per loro che non debbano servirsi del bus urbano fantasma che ieri mi ha lasciato a piedi. Ora ci muoviamo in aperta campagna. Prati, boschetti, uliveti, qualche vigna, ma soprattutto noccioleti. In città ho scoperto che la nocciola tonda è una delle eccellenze di questa zona. Superato ciò che resta della stazione di Celleno, abbandonata da decenni, il treno ferma a Grotte Santo Stefano, frazione di Viterbo a 16 km dal capoluogo. Qui la stazione è in pieno centro, dal finestrino vedo solo case moderne. Ho letto però che in paese sono ancora presenti le antiche grotte di origine etrusca, dove nel 1172, dopo la distruzione della loro ricca città da parte dei Viterbesi, trovarono rifugio gli abitanti di Ferento, dando così origine a Grotte Santo Stefano. Oggi le grotte non abbandonate sono ancora utilizzate come stalle o magazzini, ma alcune sono state abitate fin dagli inizi del Novecento. Pochi minuti dopo passiamo senza fermarci dalla stazione di Sipiciano San Nicola e poi da quella di Sipiciano, dove scendono le studentesse salite a Montefiascone. Proseguendo il viaggio, attraversiamo il Ponte sul Tevere, l'opera ingegneristica più importante della linea, e alle 13:38 arriviamo puntuali ad Attiliano, fine corsa del treno. Una stazione piuttosto grande, con tre binari, sottopassaggio, biglietteria, sala d'aspetto e un bar che funziona anche da giornalaio e tabaccheria. La stazione è abbastanza animata, grazie ai treni diretti a Viterbo, Roma e Firenze. Nel bar, dove mi fermo per un panino, due signore cercano senza successo di comunicare con la barista. Parlano solo inglese e mi spiegano di essere arrivati in treno da Roma e di aver prenotato una stanza in un hotel a circa 3 km da qui, ma non sanno come raggiungerlo con i loro trolley pesanti. La ragazza del bar mi indica allora un numero di taxi. Appeso di fianco all'entrata e provo a chiamarlo, ma il taxista risponde che non accetta corse così brevi. Propongo allora alle due turiste di chiamare per loro l'hotel, dicendo che mandino qualcuno a prenderle. Così risolviamo il problema. È bello pensare che mi ricorderanno con gratitudine, proprio come io ripenso alla gentile signora di Montefiascone. Piccole solidarietà tra viaggiatori. La stazione di Attigliano è in pieno paese. E percorrendo via Roma arrivo direttamente in piazza Vittorio Emanuele, la tipica piazza di un paese di 2000 abitanti. Il bar, il comune, la farmacia, la banca e al centro la fontana dei Delfini di fine 800, che è un po' il simbolo del borgo. Da un lato della piazza, un portale del XV secolo mi porta all'interno di ciò che resta dell'antico borgo fortificato, devastato nel 1527 dai lanzichenecchi, diretti a saccheggiare Roma. Del castello rimangono alcune costruzioni, parte delle mura e sei torrioni. L'insieme è suggestivo, è ben restaurato, ma non incontro nessuno, forse complici l'ora e il caldo. Dal lato delle mura lo sguardo spazia sulla valle del Tevere.
Mi fermo nel dehors del bar della piazza. I due giovani baristi e un paio di loro amici parlano. Non so se sul serio o tanto per dire, di un futuro viaggio a Las Vegas. Mi trovo a pensare ai romanzi americani in cui i giovani protagonisti vagheggiano fughe rocambolesche dalla vita della provincia profonda. Nel tempo in cui sono seduto al tavolino, non passano più di 3 o 4 auto. Due anziani attraversano la piazza, diretti a una delle panchine, e si voltano a guardarmi. Forse a qualcuno può dare fastidio, ma a me non dispiace. Rispetto all'indifferenza dei grandi centri turistici, lascia pensare a una curiosità verso gli altri. L'impressione è che, almeno a quest'ora, gran parte della vita del borgo si concentri alla stazione. Nell'insieme, Attigliano è comunque un paese piacevole e immagino che, magari, in altre stagioni meriti più turisti. Alle 15:36 riprendo il treno, in arrivo da Orte e diretto a Viterbo che, prima di tornare nel capoluogo, mi porterà a visitare la cappella Baglioni di Sipicciano. O almeno a tentare di farlo. A bordo questa volta trovo diversi passeggeri. I collegamenti con Orte sono così rari che i viaggiatori si concentrano sui pochi treni disponibili. Per la mia prossima meta, la stazione più comoda sarebbe Sipicciano San Nicola, a poche centinaia di metri dal centro abitato. Una semplice banchina coperta costruita nel 1938. Perché quella di Sipicciano si trova a diversi chilometri dal paese, ma dove fermano solo 3 treni al giorno, tutti già passati. Per cui arrivo a Sipicciano, in aperta campagna. Scendiamo in tre e chiedo informazioni a uno di loro per la navetta, che ho letto collega la fermata al paese. Giusto in tempo, visto che quando me la indica, subito fuori dalla stazione, sta già per ripartire mentre fa manovra, senza praticamente attendere eventuali passeggeri, e sulla quale, neanche a dirlo, salgo solo io. Pochi minuti di viaggio in salita e sono nell'immancabile Piazza Umberto I. Prima di scendere, raccomando all'autista di fare attenzione nella corsa di ritorno, perché riprenderò qui la navetta e non vorrei dover camminare fino al treno. Mi trovo in una piccola piazzetta con il bar gelateria, un monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale e sulla mia destra le due torri ottagonali e il portale che conduce al piccolo complesso al cui interno si trova anche la famosa cappella, chiusa con un pesante lucchetto, che non potrò visitare. Un cartello riporta la dicitura Palazzo Baronale. All'interno delle mura mi aspettano qualche vicolo, una piazzetta, una manciata di abitazioni e alcuni edifici chiusi. Un piccolo centro storico dove di nuovo sono l'unico visitatore, ma che mantiene comunque un fascino medievale un po' decadente, ma ricco di storia. Il castello di Sipicciano, di cui si parla per la prima volta nel 200, è stato coinvolto nelle principali vicende storiche della regione, come le lotte tra Guelfi e Ghibellini, e ha avuto proprietari illustri, dal cardinale Albornoz al papa ai Colonna, fino naturalmente alla famiglia Baglioni, il cui stemma campeggia ancora su una delle torri. Al ritorno, la navetta segue un itinerario più lungo, tra cascine, uliveti e stradine in mezzo alla campagna. A una fermata in mezzo al nulla sale una signora dall'inconfondibile cadenza ciociara. Dai discorsi con l'autista capisco che si serve del piccolo bus tutti i giorni. Si conoscono talmente bene che si mettono d'accordo per andare a cercare funghi con altri conoscenti la domenica successiva. La ritrovo sul primo binario della stazione. Anche lei in attesa del regionale delle 17:18 diretto a Viterbo. Nell'attesa facciamo due chiacchiere. Si lamenta del fatto che, soprattutto di sabato, ci sono pochi treni e
è che non c'è nemmeno la navetta. Fa le pulizie nella scuola elementare e, lavorando anche al sabato, deve sempre cercare un passaggio per la stazione. Alla discussione si aggiunge anche la terza persona in attesa, una donna, diretta a Montefiascone, che al contrario dice di non utilizzare mai il treno, a parte oggi, perché la macchina è dal carrozziere. Anche lei si lamenta del servizio, perché non sapeva che qui non c'è la biglietteria automatica e non avendo il biglietto teme che il capotreno a bordo le faccia pagare un sovrapprezzo. La linea è sopravvissuta ai tagli, ma utilizzarla non è molto agevole. Un aspetto positivo è però dato dal fatto che, mentre il tragitto storico si interrompeva ad Attiliano, dagli anni 30 sono stati aggiunti alcuni collegamenti diretti fino a Orte. Così, l'indomani, l'ultima tappa del mio viaggio è proprio la cittadina, nota per la processione del Venerdì Santo, la più antica d'Italia. Ancora una volta la stazione, a Orte Scalo, si trova ad alcuni chilometri dal centro storico. Un importante snodo ferroviario, più grande e molto più frequentato di Porta Fiorentina, dal quale si possono raggiungere destinazioni importanti come Viterbo, Roma, Firenze, Perugia e Ancona, e da cui transitano anche treni intercity. Un complesso moderno, anche perché interamente ricostruito dopo il pesante bombardamento alleato del 29 agosto 1943, che causò ben 117 vittime. Di nuovo mi viene in aiuto una navetta, sulla quale questa volta saliamo in parecchi. Con i suoi 9.000 abitanti, Orte è una bella cittadina ricca di storia e con un impianto medievale molto ben conservato. In giro per le stradine del centro storico ci sono ancora bandiere e stendardi della famosa ottava medievale di Sant'Egidio che si è conclusa la domenica precedente. Una grande rievocazione storica durante la quale si succedono corse a cavallo, tornei di tiro con l'arco e con la balestra, regate sul Tevere, mostre, concerti, e che si conclude la seconda domenica di settembre con lo spettacolare corteo storico in costume. La prima volta in questo viaggio incontro diversi altri turisti, per lo più stranieri. Al ritorno ad Orte Scalo mi siedo su una panchina ad appuntare qualche impressione del viaggio sul mio notes. Mi passa davanti un uomo che senza fermarsi si volta a guardarmi e sorridendo dice: «Bravo che stai a scrivere. Me sa che siamo rimasti in due a scrivere con la penna».